Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, la ditta Madame Glam, con mia grandissima felicità, mi ha mandato alcuni dei colori di questa nuova collezione Metallic. I colori sono tre, questi qua che vedete, e invece questi altri due sono il colore silver, la base silver, e questa che è la base su cui far aderire quel colore silver. Questa base ha una bella consistenza e devo dire che aiuta anche a livellare un po' l'unghia, la superficie dell'unghia, e infatti dopo vedrete che io la metto, giro il dito come facciamo magari quando stendiamo un costruttore o il semipermanente, eccetera, insomma, giro il dito in modo che così mi si livella un po' la superficie e diventa tutto più omogeneo. Cosa bisogna fare con questa base? Bisogna chiudere molto bene i laterali e la punta, perché questa base serve a far aderire il colore silver, che è quello che ci dà questo effetto metallizzato in questa collezione. Quindi chiudo molto bene i laterali e la punta, mi ci concentro veramente bene. Qui vado a vedere se ho sbordato un po' e poi giro il dito. Vado in lampada per 60 secondi. Allora, questa è la base silver, è chrome allo stato puro e ho capito un paio di cose su come stendere questo prodotto. Allora, la prima su tutte è che vanno fatte delle pennellate lunghe, quindi dalla cuticola fino alla punta, e possiamo fare sì degli aggiustamenti come sto facendo anch'io qua, però poi dobbiamo far camminare il pennello dalla cuticola fino alla punta, perché altrimenti si vedono le striature. Prima cosa. Seconda cosa, quello che ho notato anche io lavorandolo, e comunque farò tanti altri video e constaterò anche utilizzando questo prodotto, se è giusta la mia intuizione, che va steso sottile questo prodotto. Io, per esempio, qui, secondo me, ne ho steso anche troppo, perché quando lo stendo sottile, lui praticamente, se aspettiamo qualche secondo prima di andare in lampada, perché questo silver va polimerizzato, se dicevo se ne stendo poco, diventa molto specchio, diventa molto più a specchio invece che cromato, diventa proprio una cosa specchiata. Quindi ho capito che le prossime volte farò in questo modo, lo stenderò in maniera più sottile e anche qui copro bene bene laterali e punte, perché è lì che ho messo la base per farlo aderire, e quindi poi vado in lampada. Mentre vado in lampada vi faccio vedere che qui dice che va polimerizzato in lampada LED 30 secondi e in lampada UV 120 secondi, 2 minuti. Quindi io lo faccio stare 60 secondi, così mi sono più sicura. E qui cominciamo con la stesura di questo colore. Questo è il Ruby Red. Dunque, questi colori sono innanzitutto metallizzati. All'interno hanno la pallina come lo smalto di una volta o gli smalti di ancora, perché io non li uso da secoli, quindi non so più se hanno la pallina dentro. Comunque, questi prodotti della linea Metallic, anche il Silver, ha la pallina dentro in modo che si miscela bene il pigmento con l'altra sostanza. E questi colori sono metallizzati, leggermente metallizzati, e come si può notare sono trasparenti. Quindi ognuno di loro ha un suo pigmento, però su base trasparente. Quindi non sono coprenti, ovviamente, altrimenti non uscirebbe fuori la base silver che abbiamo messo. E quindi è questo il modo di applicarli. Dopo essere uscita dalla lampada, vado a fare uno strato di questo del colore, questo è il Ruby Red, mi sembra, e poi di nuovo vado in lampada. Anche qui fare molta molta attenzione a coprire molto bene laterali e punta. E poi vado in lampada.
Questo colore, più lo guardo perché ora ce l'ho addosso, più lo guardo e più penso che è adatto alla mia mamma. Questo alla mia mamma piacerà tantissimo, sono sicura. E a Natale questo colore sono sicura che andrà alla grande. Vedete, qui mi metto proprio da sotto a chiudere bene la punta. E adesso vado con l'altro colore, Day Off, questo viola. Che molto molto bello. Guardate, sono bellissimi questi colori. Io ho visto video di altre persone a cui la ditta ha mandato tutta la collezione per intero, quindi tutti i colori. Ci sono c'è un verde, c'è un blu bellissimo, ci sono veramente dei colori bellissimi. Infatti ogni tanto entro nel sito e guardo e dico vabbè, quelli che non me li hanno mandati casomai me li compro. Usando il mio codice sconto, io quando mi sono comprata anche la base, ho usato il mio codice sconto ValentinaM30, ma poi giù nell'info box vi metto tutto quanto. Anche qui vedete, chiudo bene la punta e poi vado a pulire un po' con l'altro dito. Guardate, adesso lo faccio così, vado a pulire un po' l'eccesso. E qui di nuovo l'ultimo colore che ho, che è il Pink Pearls. Questo è un rosa molto tenue che mentre così tirando sul pennellino sembra fosforescente, ma poi in realtà non è molto fosforescente. Tant'è che di questo prodotto, essendo abbastanza tenue come colore, ho fatto due passate. Ho fatto due passate perché non volevo fare una passata consistente che poi magari il prodotto mi cola a destra e a sinistra, e quindi ho detto vabbè, faccio due passate così sono sicura che non mi cola nulla da nessuna parte. Però anche con una sola passata dà un leggero tocco, sembra che diventa quasi lilla, dà un leggero tocco di colore al silver. Questo silver lo possiamo tranquillamente anche lasciare così, cioè mettiamo la base, mettiamo il silver, mettiamo il sigillante e finita la questione, rimane silver, rimane proprio uno specchio e quindi c'è un duplice uso questa base. E qui vado appunto con la seconda passata, così intensifica un po' il colore e con due passate mi piace di più, sinceramente sì, mi piace di più con due passate. E di nuovo vado in lampada, anche questi asciugano in 30 secondi LED e 2 minuti UV. Però come vi ho già detto, io lo lascio un minuto così facciamo una via di mezzo e sono più tranquilla. Adesso, siccome il mio motto è Living la Vida Glitter, non potevo non mettere, considerando che anche sull'altra mano ho applicato queste scagliette, ho voluto metterle anche qua, proprio tanto per rimanere un po' più sobria, per rimanere un po' più nascosta, visto che non mi si nota con tutti questi colori addosso. È ironico, eh? E allora niente, ho appiccicato questi sulla dispersione, ho messo queste scagliette e niente, e poi sono andata con il sigillante direttamente e ho finito il mio lavoro. Nell'altra mano, vedete l'anulare che è giallo? Ho messo la base silver. E sopra ho messo sempre un altro colore di Madame Glam, che era un giallo, che mi pare si chiamasse Tangerine qualche cosa, e che non è molto coprente come colore, come giallo, e allora ho voluto provare a metterlo sulla base silver per vedere cosa uscisse fuori. Ed ecco qua, questi sono i tre colori che io ho ricevuto. Vi farò sapere sulla tenuta di questo prodotto perché quello che a me principalmente, penso un po' a tutti, interessi, oltre all'effetto estetico, è anche la tenuta. Quindi regalami un like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, tutte le info giù nell'info box. Ci vediamo alla prossima. Ciao!